Ciao, buongiorno. Allora, caldaia Ariston a camera aperta in errore 112. In realtà l'errore 112 è un problema alla sonda di ritorno, che è questa qua. Ma può capitare anche che la scheda si danneggi e quindi ti dia qualsiasi tipo di errore, che poi premendo reset con questo pulsante qui non è possibile resettare perché la scheda è impazzita, diciamo, e quindi ti dà un primo errore che capita. Quindi in questo caso, cosa è successo? Essendo una camera aperta, l'errore che fanno molti, sia gli installatori sia i clienti che per risparmiare non lo pretendono, non installano un mobiletto esterno per la copertura. E quindi cosa succede? Quando c'è molto vento, il vento spinge, cioè, sposta la fiamma all'interno, la fiamma si sposta da sopra e va verso il basso e brucia i fili. Questi fili che hanno chiaramente la plastica si uniscono tra loro, il rame che c'è al loro interno si unisce e fa andare in blocco, o in blocco momentaneo o definitivo come questo, quindi bruciandoti la scheda o altri componenti. In questo caso ho dovuto fare una riparazione con del nastro isolante per staccare i fili tra loro e isolarli di nuovo, come ti faccio vedere qui. Ma chiaramente ho ordinato tutta la cavetteria che va sostituita e allo stesso tempo ho dovuto comprare anche la scheda. Adesso quindi sostituiamo la scheda seguendo le istruzioni apposite ed è abbastanza semplice, basta togliere tutti i connettori e rimetterli sulla nuova. Il problema è che quando la riattiviamo esce errore 108, che è il carico dell'acqua, e anche qui ci troviamo che non riusciamo più a resettare. Perché? Perché questa scheda, quando si va sostituita, va in programmazione. Questo video è più per tecnici che hanno a volte delle difficoltà nelle sostituzioni delle schede. Quindi in questo caso devi fare così. Allora, dopo aver sostituito la scheda, ti uscirà l'errore 108. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premere i due pulsanti di sinistra per alcuni secondi. Ecco qui, entriamo in programma nel menu 222. Ora con più e meno, con questo pulsante qui, ci spostiamo nel menu e andiamo sul codice 234. Confermiamo con il tasto OK e siamo entrati nel parametro. Ora con più e meno ci spostiamo, vedi 214, 15 e 16. Con il tasto OK confermiamo, col tasto di giù c'è scritto ESC, usciamo. Fuori. Ora prendiamo il riferimento della nostra caldaia, segniamocela e ci sono tutti questi parametri da configurare. È molto importante, se non lo fai ti uscirà sempre errore 108. Quindi il parametro, vediamo il primo e mettiamo 1 invece di 0 e confermiamo con ok. Poi usciamo fuori ed è programmato. Questo dobbiamo farlo per tutti i codici di errore. Quindi, prima 234, entriamo, ci troviamo nel menu 200 e da lì andiamo a configurare tutti i menu come vediamo qui sul foglio del manuale. Alla fine di tutto usciamo fuori e la caldaia magicamente rifunzionerà. Ciao, alla prossima. Ti consiglio di visitare il mio sito internet www.mocaclima.com perché ci sono varie sezioni molto interessanti. La sezione fai da te che ti sto mostrando, che ti spiega, ecco anche in questo caso la magnetite, lo scambiatore primario, eccetera. Ci sono un sacco di argomenti molto molto interessanti. Poi ci sono i codici di errori per tutte le caldaie, codici di errori per tutti i condizionatori e anche tutti i manuali d'uso delle caldaie. Naturalmente questo sito è continuamente aggiornato, quindi migliora ogni giorno, quindi dagli un'occhiata che ti potrebbe essere molto utile.